LOL 2 al cinema. I film di Maccio, Guzzanti, Frank, Di Biase e Lillo. La sfida più irriverente di sempre è tornata con un cast tutto nuovo. Siamo tornati e niente sarà più come prima. Tra i nomi dei comici che si sfidano nella seconda stagione di LOL Chi ride fuori, troviamo fra gli altri Corrado Guzzanti, Maccio Capatonda e Maria Di Biase. Se avete amato i nuovi episodi, in questo video vi consigliamo qualche film alla scoperta dei protagonisti di questa edizione. Numero 1. Fascisti su Marte. Tratto dagli sketch di Corrado Guzzanti per il programma Il caso Scafroglia, Fascisti su Marte è un finto documentario satirico che parodizza i cinegiornali dell'Istituto Luce durante il ventennio. Marte ostile, rigida, e s'oppone con aliena ostinazione all'irrevocabile conquista della rivoluzione fascista. Un'opera ucronica che immagina un gruppo di camicie nere partito alla conquista di Marte. Oltre al grandissimo Corrado Guzzanti nel ruolo del gerarca Gaetano Maria Barbagli, nel film troviamo anche Lillo, nei panni di Pini. Intanto, la grinta di Pini, fiero di guardia. Ed ecco che il pensiero corre alla madre. È tornato. Fascisti su Marte è un film da recuperare per godersi due grandissimi comici all'opera insieme. Se pronti a morire per una buona causa, ma in mancanza si muore anche a bambera. Marte non è un pianeta, è una fede. Marte, 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 Marte. Numero 2. Italiano medio. Primo lungometraggio firmato Maccio Capatonda, Italiano medio è la trasposizione cinematografica di uno degli storici trailer del comico. Parte il calcio! Papà, la TV è un medium univoco che ci rende passivi e riduce le capacità intellettive del nostro cervello. La storia parla di Giulio Verme, un attivista ormai disilluso e stanco dell'indifferenza della gente. La sua vita cambia quando un amico gli fa provare una pillola che riduce temporaneamente l'utilizzo del cervello dal 20% al 2% e che lo trasforma in una persona estremamente superficiale. Buona, eh? Scopare! Italiano medio è una commedia divertente che racconta l'indifferenza dell'uomo comune con leggerezza grazie all'umorismo no sense di Maccio. Un film da non perdere per chi ama la comicità intelligente. Ah, e dell'inquinamento dell'acqua, cosa ne pensate? E l'acqua non ce ne frega un cazzo, io la spreco sempre! Ce n'è in abbondanza! Numero 3. Vengo anch'io. Esordio cinematografico della coppia Nuzzo Di Biase, Vengo anch'io è un film delicato e divertente che racconta un'insolita combriccola di outsider. Guarda che io ammazzo solo uomini con cui ho fatto sesso almeno una volta. Come la vedo maniera? Sì. Un ex galeotta, un aspirante suicida, una giovane atleta e un ragazzo con la sindrome di Asperger condividono un viaggio durante il quale dovranno fare i conti col proprio passato e dare un nuovo senso alle loro vite. Nuzzo e Di Biase raccontano i perdenti con tenerezza e umanità, senza rinunciare alla loro collaudata comicità. Ti aspetto su. Non voltare le spalle alla dea bendata. Capisco pure perché è bendata. Numero 4. Ma che bella sorpresa! Tratto dal remake brasiliano A Mulher Invisível, Ma che bella sorpresa porta sul grande schermo il collaudato duo Bisio Matano. Mamma mia, come sei milanese! Dai, rilassati, sciogliti un poco, spettinati! Claudio interpreta un professore milanese trasferito a Napoli che viene lasciato dalla compagna. Quando una nuova donna appare nella sua vita, l'uomo dovrà mettere in discussione molte cose. Che la la, che la la, ma va fa culo strunzo! Ma che bella sorpresa è un film leggero che dà spazio a una delle migliori interpretazioni di Matano al cinema. Se volete farvi due risate con Frank, non perdetevelo. La ragazza più bella del mondo arriva a casa tua, ti chiede lo zucchero e poi dopo un'ora si dà a letto. Ma mi spieghi come me la chiami sta cosa? A me sa tanto di amore a prima vista. A me sa tanto di truffa ad un anziano. Numero 5. Lillo e Greg, The Movie. Chiudiamo con la special guest della seconda stagione di LOL.
dopo aver conquistato il cuore di tutti i fan con il suo alter ego Posaman, Lillo torna come asso nella manica di Frank e Fedez per mettere in difficoltà i concorrenti. Quale miglior occasione per ripassare i suoi sketch storici? Buongiorno. Tu sei? Prestigiatore. No, il nome intendo. Ah, Magic Sebastian. Il nome vero. Questo, Magic Sebastian. Il nome anagrafico, il nome vero tuo. Magic Sebastian. Qual è il nome d'arte? Luigi De Sanctis. Fuori. Grazie. Lillo e Greg The Movie è un concentrato di comicità dello storico duo, ben 21 scenette partorite dalla vulcanica mente della coppia. Il film ideale per prepararsi alle incursioni di Lillo. Che sta a fare? C'ha telecamera! La telecamera? La telecamera! Ma vedi Laura! Chi è stato il vostro comico preferito in LOL 2? Scrivetecelo nei commenti!